tutti, è arrivata l'ora di un nuovo video con Photo Ideas. In realtà ho già fatto un video ed era pronto per pubblicazione e poi all'improvviso ho capito che era troppo serio per pubblicarlo nei giorni di Pasqua, quindi ho dovuto inventare qualcosa di più felice, più colorato ed eccomi qua. Avevo tantissime idee diverse, ma per realizzarle a me serviva qualcosa che io a casa non ce l'ho. L'idea di questi video è di farvi vedere che possiamo fare delle belle foto stando a casa in quarantena usando gli oggetti che abbiamo in casa, quindi l'idea di oggi è completamente basata sul trucco. Cominciamo con la base: crema idratante, fondotinta, correttore ciprio. Faccio le sopracciglia. Stavolta mettiamo l'highlighter in modo un po' insolito, sul naso, sugli zigomi e anche un po' oltre. Metto un ombretto nude quasi invisibile per coprire i capillari. Adesso aggiungiamo il colore. Prendo l'ombretto rosa e lo sfumo dalla parte esterna dell'occhio allo zigomo. Con il pennello più piccolo copro le parti non raggiunte dal pennello grande. Potete fare la parte rosa ancora più intensa, così si vede meglio sulle foto. Usate una matita o un ombretto azzurro per aggiungere un secondo colore. Ed ecco che inizia la parte più divertente. Voglio disegnare le impronte di un coniglietto sul viso. Uso il grasso bianco, ma si può usare anche una matita Kajal oppure una matita bianca per le sopracciglia. Con la matita forse sarebbe più semplice, io invece userò il retro del pennello. Faccio una linea più lunga e metto 3 puntini attorno. Non assomiglia molto all'impronta di un coniglio, provo quindi a fare la linea più spessa. Ho deciso di usare la punta del pennello per disegnare la linea. Non ho trovato i pennelli più piccoli, intendo questa parte qua. Vengono un po' troppo giganteschi. Sarebbe un coniglio grasso, rosso e gigante. Non ho lavato il pennello prima e quindi questa parte che ho disegnato, questa parte più lunga, sembra un pochino azzurra. E questi puntini bianchi sono bianchi. Per ora mi piace così, ma sono senza occhiali. Proprio forte, sì, lo copro con i capelli, non avete visto niente. Ho questo tint rosa, se non sbaglio dà un effetto molto, molto rosa, molto strano. Voglio provare a usarlo adesso qua, spero che non mi rovina niente. Riesco ad aprirlo prima. Lo faccio con il dito apposta per avere un effetto un po' sfumato, un po' di più. Sì, mi piace. È abbastanza leggero e naturale. Oggi per lo sfondo uso i cartoncini colorati che ho incollato con lo scotch sulla parete. Mi piace molto questo azzurro. Sta anche bene con il mio colore dei capelli. Uso il flash, la macchina fotografica collegata al cellulare, così posso vedere con gli occhi di macchina fotografica. Ovviamente potete usare anche la luce naturale e il timer del vostro cellulare o della vostra macchina fotografica. Usando il flash non vedo come cadrà la luce, quindi provo diverse pose. Per avere entrambe le mani in foto, avvio il timer, appoggio il cellulare e mi metto in posa. Vi saluta mio marito! Ho cambiato la camicia, in realtà anche questa non mi piace molto, il problema è che ci siamo trasferiti e non ho qua i vestiti leggeri, ho solo i maglioni belli pesanti, quindi questo è tutto quello che ho. Ho trovato i fiori! Andranno benissimo secondo me. Finito con le foto, sono venute davvero carine.
questa è la mia faccia quando ho mancato il tavolo con il cellulare ed è caduto. L'idea è semplicissima, sono sicura che voi potete realizzarla senza problemi. Mettete hashtag scatto a casa con Inna se usate questa idea, io pubblicherò le vostre foto nelle mie stories. Io adesso devo correre a montare questo video, ho pochissimi giorni prima di pubblicarlo, spero vi piacerà, scrivetemelo nei commenti e ciao a tutti da Dietro l'Obiettivo!